buongiorno a tutti. Siamo, tra l'altro ci sta passando dietro, passerà un sacco di gente che sono in gita con mi si allenano. Si allenano anche loro. Siamo, e poi c'è questo personaggio che vabbè, del quale vi racconteremo un'altra, una, è un'altra storia. Un uomo. Ha fatto già 10 chilometri comunque. Leggende narrano. Leggende narrano che in 10 minuti ha fatto 10 chilometri. Niente, siamo con Sasà Parrillo. Ciao che a tutti. È uno di quei giocatori che sostanzialmente possiamo quasi dire che ti sei autoinvitato. Ma è un senso buono. Sì, allora cioè, sì. Nel senso che lui sì. È stato uno. Già lo metti in difficoltà. No, assolutamente, no, nel senso che lui ci seguiva a quanto pare. La nostra demenza. E invece eccolo qua. Quindi finalmente siamo venuti a Cantù a trovarlo. Dove lui si allena ancora, perché sembra che la stagione è finita, post season così, però lui ancora è qua, che si allena, ancora anche perché pieno insomma, regime. C'è un contratto da tre anni di contratto, facciamo di contatto. Partiamo dalla fine. Quindi, esatto, c'è cioè la stagione di Cantù, salvezza, un contratto lungo, che noi dicevamo prima fuori onda, che è una cosa particolare, perché è difficile oggi come oggi, non solo nella pallacanestro, nello sport, ma avere giocatori con contratti così lunghi. Quindi faccio un po' un sunto di quello che è stata quest'annata e di cosa vuol dire per te avere comunque una responsabilità. Ah, guarda, è stata una stagione sicuramente molto particolare, partita da ritiro in Lituania, quindi già lì è una cosa inusuale, e dura perché comunque non è stato semplice all'inizio creare il gruppo con tutte persone nuove, poi comunque abbiamo cambiato tanti giocatori, abbiamo cambiato due allenatori, quindi abbiamo fatto un po' di difficoltà durante un po' tutta la stagione, poi alla fine è arrivato Charlie e ha messo un po' più in chiaro le cose e anche noi italiani abbiamo iniziato ad avere un po' più spazio e quindi poi alla fine siamo riusciti a centrare la salvezza. Peccato non essere riusciti ad arrivare ai playoff, però sinceramente dopo la stagione che abbiamo avuto era secondo me anche molto difficile e poi fortunatamente la società ha apprezzato comunque il lavoro che ho fatto quest'anno e quindi ha deciso comunque di puntare su di me per un progetto pluriennale. Io sono felicissimo di star qui, mi sono trovato benissimo e spero che il prossimo anno anche a livello di squadra riusciremo a fare qualcosa di meglio. Così, altro che facissimo. Ma ho già firmato, ho già fatto il contratto per Milano. Salutiamo Bruno Cerella che mi spiace, hai perso il posto, grande Bruno, ti vogliamo bene. Con Charlie abbiamo iniziato ad avere una routine un po' più simile a quella che eravamo, a cui eravamo abituati. E poi comunque, come dicevi tu, ha cambiato un po' più i quintetti, ha dato spazio a persone che fino a quel momento avevano giocato meno. E anche l'intensità degli allenamenti è cresciuta. E quindi comunque lui ha la capacità, anche con poche parole, a farti capire bene quello che vuole. E quindi è stato poi bravo in quello. Tu la Serie A arrivi l'anno scorso dopo il fallimento di Napoli, quindi una situazione dove penso che pochi giocatori, magari alcuni giocatori ci sono passati, ma credo che sia difficile affrontare una situazione del genere. Vorrei sapere da te, senza entrare troppo nel dettaglio di cosa è successo a Napoli, ma le tue sensazioni in quel momento, cioè nel senso nella sensazione di dire oh, adesso cosa faccio, e poi quello che è successo dopo. È stata una situazione davvero strana, perché comunque siamo partiti lì a Napoli, tutti avevamo anche un bel gruppo, carichi, convinti di andare lì a giocarci il campionato, potevamo vincere la Serie B, avevamo una bella squadra, e poi dopo iniziamo ad avere problemi societari, e poi dopo non si capiva più se si poteva arrivare al giorno dopo o meno. E quindi un po' tutti, sai, ci guardavamo intorno, vedevamo cosa era possibile fare. Però è ovvio che poi dopo ti squilla il telefono e per aspettare un po' le tue chiamate, le tue offerte, c'è Reggio Emilia. Ma va da come? Io? Dalla via là! Ma... E quindi comunque... è un bel salto. È un bel salto. Io ho avuto la fortuna, quando ero a Caserta, di giocare con Frosini. E quindi lui... Mi conosceva, aveva un bel ricordo di me e quindi poi dopo Reggio Emilia... pensato bene di darmi questa possibilità. Io mi sento molto fortunato, e è stata un'esperienza bellissima, però come dici tu il salto, i momenti che vivevo in quegli attimi sono stati incredibili, perché è una cosa inaspettata,
ero pronto ad affrontare una cosa tutta nuova e è stato veramente bello. Tu sei di Caserta? Sono di un paesino che allora, è stato vero, Mogliano e esatto, Benevento. Esatto, non mi sono informato. Esatto. Non ti dico. Ma quanto ne sa, eh? Tu non lo sapevi. Sì, ma lui non fa un cazzo tutto il giorno. Aspetta un attimo. Ma sì, mi hai detto, oh, maestro, mi ha mandato il cuoricino, dice, no, oggi hai fatto un sacco di roba. No, sei transitato da Caserta, ma sei... A parte che tuo padre, se sbaglio, fa allenatore, giusto? Sì, mi vorrei fare quindi, esatto. Infatti, sei nato io con sono la nato palla con la palla in mano, uscito, esatto. La palla. Esatto, la mia prima parola è stata palla, quindi... Benissimo. Ma che se dici, un'altra cosa che sai su di lui è stalking, secondo me. Infatti. Ma io, scusa, faccio giornalista, mi devo informare. È il mio lavoro. Vedi, perché non so niente. Esatto. Io sono quello che beve in questo programma, ancora. Vabbè, mi sa che tanti non l'hanno capito. Anche tu, non è, però... non è negativa questa no, cosa. No, anzi, senza di me, scusa. Esatto. Io sono il basket e lui la media. Esatto. No, così. Che conta più il basket o i birrini? I birrini, senza dubbio. Però sei transitato da Maddaloni, non so a che esatto. età. Sì, avevo 12-13 okay. anni. Noi abbiamo avuto un ospite di Maddaloni, che è Ste Gentile, che tu conosci bene. Conosco perché conosci bene tutta la famiglia, certo, Gentile. Certo. Quindi come sei no, anche tu un cazzimaro. Per favore, portiamo la cazzimaro. Cazzima state of mind. Esatto, esatto. Raccontaci di questa tua conoscenza con i Gentile in generale. Allora, è partito, papà, sai, quando... Quando sei piccolo piccolo fai quei raduni campagna con le varie regioni e quindi mi era capitato di essere lì le tra selezioni. Esatto. Quindi già eri buono da piccolo. Avevamo comunque stato un bel rapporto, l'anno dopo poi a Maddaloni con Ando allenatore provavano a fare un bel campionato, tra l'altro abbiamo poi raggiunto le finali nazionali e quindi sono andato lì, io vivevo in poche parole a casa loro perché Maddaloni da casa mia, loro abitavano a Santa Maria Bicco, che è il paese che sta tra casa mia e Maddaloni. Okay. Quindi io arrivavo tutti i giorni a casa sua, stavo un po' con loro, così giocavamo alla play, e poi dopo andavamo a fare allenamento, stavamo lì un paio d'ore, tornavo. Tu sei nel 92, quindi esatto. Sei italiano. Sì, esatto. Sei proprio... Tornavo, rimanevo da lui, poi dopo mi venivano a prendermi e tornavo a casa. Quindi Stefano era già il vecchio. Sì, era già... 89, sì. No. Sì. Io poi allora giocavo da playmaker e quando hai un allenatore come Nando, sai, chi meglio di lui può... Ti può tartassare, esatto, per bene, perché esatto. Se non faccio playmaker. Quindi poi io ho iniziato a fare la guardia perché ho capito che a quei livelli non ci sarei mai arrivato. Qualcosa di sbagliato. Ok, niente, a quei livelli non ci sarei mai arrivato. Proviamo a fare la guardia, forse va meglio. Secondo me è anche uno degli esponenti degli uno contro uno che fanno e non ci vuole raccontare chi è meglio. Perché quando abbiamo chiesto a Stefano, ah, è vero, si beccano, cioè Stefano e Ale si beccano in estate, giocano sempre uno contro uno, quindi ci e sarai sicuro botte, in mezzo anche tu. Chi è meglio, dai, dici la verità, che lui non ce l'ha voluto dire. Chi ne vince di più? Ma io devo dire la verità, c'è grande agonismo, nessuno vuole perdere, quindi secondo me hanno ragione loro, perché comunque... Una vince una vince l'altra. Ah, quindi, è vero così. Sì, okay. Sì, è vero questo. Sembra la classica cosa di un no, po' facciata. No, è vero. Per non dire ok, le prendo io, le prende Ale. Per tenere un certo. Esatto, per dire, vabbè, una sai, certa immagine, insomma. Finita uno. Come Barzo ha provato a dire che poi c'è stata una rivincita giovedì, ma invece non c'è stata. No, è vero, ho perso 1-19. Bravo! No, è la verità. Ho perso 1-19, ma perché? Perché lui una cosa sa fare nella pallacanestro, tirare. Lui nella pallacanestro quante cose devi fare? Io andavo sempre dentro, lo battevo tutte le volte, poi gli ho dato una dritta su come difendere, basta, capito. Cioè finita 1-19. Io apprendo, sono un Sani Campara che apprende presto. Che non ha ancora sognato, che non ha sognato abbastanza. Vabbè, esatto. No, tra l'altro ora sono stato chiamato per la nazionale 3 contro 3. Fantastico. Quindi comunque ai tornei li andiamo noi. Ma ci prendiamo noi. Scusa, ma prendiamoli. Fantastico. Però devi detesserarti, perché sennò noi che... Quindi sei con Claudio Negri. C'è Claudio Negri. Sì, abbiamo fatto un raduno settimana scorsa. Ma sì, che volevamo farlo diventare sport olimpico anche. È vero. C'è la proposta. Comunque non è semplice, comunque sono regole diverse, 12 secondi per azione, pallone diverso. Sì, quello giallo e blu che non è un 7. Sì, è un 6 col peso del 7. Un 6 col peso del 7. Cioè, sì. Barzo, ma noi dobbiamo tra 10 giorni andiamo a giocare. Sì, tu, ma giochiamo con i palloni normali, non è mica giochiamo con i più. No, noi giochiamo con quelli. Sì. Certo. Non potete essere resi conto. No, ma
ma il campettino si è sempre giocato con i palloni normali. Mi sa che tu non vieni. Anche perché sai cosa ha fatto? Proprio un buscettone. Ha fatto la squadra, mi ha detto facciamo i tornei insieme. Ma sei tu che ha fatto la squadra da solo con gli amici che giocano per vincere. Non quindi io prendo te, credo. Tommy Marino, Mamo Touré e se vuol venire anche Sandro Gentile e giocate voi, io finiremo. E vediamo come va a finire. Non è andata propriamente così. Però brutta questa. Quindi sei arruolato. La squadra si chiama Granducato Pasolini. Le maglie sono rosa. Tu hai qualche problema? No, no. Allora vabbè. Perché poi è una vetrina che ti metti in mostra. Esatto. No, giocatori forti ne ho incontrati. Già ai tempi di Caserta che c'era Jumaine Jones. Lì veramente ogni giorno era una cosa incredibile, cioè, ogni volta che voleva far canestro faceva canestro. Sempre, sempre. Ho fatto una serie, mi ricordo, con Roma, e la serie playoff prima poi di perdere con Milano. Con Milano. E mi ricordo che gara 3 a Roma faceva finta a metà campo e il difensore saltava, sì. perché era incredibile. E poi c'è stata ovviamente la standing ovation perché aveva fatto una serie clamorosa, ma un giocatore veramente incredibile. Beh, anche contro Milano fu devastante, avevate Pepsi come sponsor. Esatto. Contro Milano fu devastante, me lo ricordo. No, incredibile. E lui secondo me è uno dei più forti con cui abbia mai giocato. Poi io sono rimasto legato con tantissimi. L'anno scorso a Reggio Emilia mi sono trovato benissimo subito. E tutti gli italiani mi hanno trattato in un modo incredibile, cioè come se ci conoscessimo da sempre. Io sono arrivato, sai, comunque arrivi dalla Serie B, loro li vedi in TV. Sì, quindi, sì, chiaro. E invece sono delle persone, al di là che giocatori di primissimo livello, persone di cuore, io mi sono trovato, ti ripeto, benissimo. Secondo me queste cose qui vanno al di là del loro talento e delle loro capacità poi cestistiche. Siccome questo programma nasce originariamente un po' per l'idea di smitizzare il mito appunto del giocatore che spesso magari è visto, magari nella pallacanestro un po' meno perché è uno sport un po' più, forse essendo un po' più tutti anche in Italia è un po' più facile magari relazionarsi anche per i tifosi con i giocatori, però in generale comunque tu adesso prima hai detto una cosa appunto, fa tutti sono dimostrati delle persone che sono accolte eccetera, no? Smitizziamo un po' questa cosa del giocatore irraggiungibile, quindi fai anche un appello a tutti i giocatori a dire venite. Bryant, perché non viene a basket della non lo so, guarda, ora come dicevo prima potremmo portare Ginobili che ha finito di là, lo portiamo di qua. A proposito, bomba di mercato, Ginobili a Cantù già fatta. E Parrillo a Milano, vabbè, quello è che conta, Ginobili. Ma che scusa, Parrillo agli Spurs. Ah sì, cambia la... sì, ci sta. No, è vero, siamo persone normali come tutte le altre, poi è ovvio che noi passiamo tante ore sul campo da basket a allenarci, però alla fine fuori dal campo da gioco siamo... Siete gente che si vede a bere i birrini con noi. Esatto. Due scappati di casa, come diceva lui. Esatto. Sai cosa? Che tu adesso mi collego a quello che dici tu, a quello che quando lui dice che siete persone normali. Io penso a, cioè, le tante volte che magari una partita finisce male, no? Mm-hmm. Tu poi magari, giustamente, cioè, sei una persona come tutti, cioè non è che se una partita finisce male sei incazzato, perché è chiaro, chi ha fatto sport è sempre incazzato, certo. Perché c'è sempre competitività. Però non è che quando, cioè, non succede a te, non succedeva a me, che quando avevo 16 anni magari perdevo una partita di pallavolo, non è che mi mettevo a casa e mi impiccavo. Cosa devi fare? Hai perso, buona, il giorno dopo sei in palestra, lavori per evitare di perdere di nuovo e per migliorare quello che non è andato bene. Il problema del tifo italiano è che se tu, cioè uno dei problemi del tifo italiano è che se tu perdi una partita e poi magari la sera stessa esci fuori a mangiare con la donna e metti la foto che sei nel locale a mangiare, apriti il cielo perché sei stato apparito con lo stronzo che ha appena perso la partita e poi va a farsi i cazzi suoi come se non fosse successo niente. Cioè secondo me questa è una cosa che voi soprattutto come giocatori dovreste non criticare, perché ovviamente voi dovete essere magari super parte, però far capire che comunque siete persone normali, cioè è un lavoro per voi, però nel senso avete anche una vita privata e vi allenate tutti i giorni, magari l'amorosa vive da un'altra parte, non la vedi mai e... Oh, secondo me questa però è una cosa che dovrebbero capire gli altri, nel senso che quello è, però siccome non la capiranno purtroppo educare la gente noi, è difficile, ovviamente come dicevi tu
I tifosi vengono a vedere una partita, si perde e sono arrabbiati. Secondo me quelli più arrabbiati siamo noi, perché abbiamo lavorato una settimana per preparare una partita, non ci siamo riusciti, è il nostro lavoro, non ci è riuscito. E quindi siamo noi quelli più dispiaciuti sicuramente. E quindi magari una volta, come dicevi tu, ti ripeto, magari andare anche a mangiare una cosa fuori ti aiuta a non pensare alla partita, perché magari hai giocato male, hai anche bisogno, come tutte le persone normali, di staccare, esatto, certo, svagare un secondo. Però purtroppo non tutti lo capiscono, noi dobbiamo rispettare anche il pensiero altrui e quindi magari proviamo a mangiare a casa dopo la sconfitta. Lunedì è il nostro unico giorno libero, quindi comunque lavoriamo tutta la settimana senza comunque stando sempre tra le righe. La domenica sera è l'unico momento in cui magari uno può stare un po' più rilassato. C'è chi ama andare a cena e poi tornare a casa, c'è chi invece ama invece fare un giro, fare anche un po' più tardi la sera, e ci può stare anche quello. Secondo me è sbagliato poi dopo accanirsi con una persona che fa una cosa del genere. Secondo me è una cosa normalissima. Alla fine, se tu vivi a New York, cioè, e ti sfondi tutte le sere, sei una città del genere, e poi per logiche contrattuali e che non trovi posto di qua di là, vai a giocare, che ne so, a Siena, che ai tempi Siena era una delle squadre migliori d'Europa, è chiaro che il salto di qualità della vita lo senti, perché a Siena, cioè, per carità, vai, bellissima città, però non è New York, chiaro, come chiaro, divertimenti. Quindi per forza magari dici affogo i miei, ma credo, no, che sia anche una cosa. No, tu hai ragione sotto il punto di vista che uno dice: io devo giocare la domenica, se gioco bene faccio il mio lavoro e finisce lì. Esatto, su questo hai sicuramente ragione. Però è anche vero che magari essere in giro il giorno prima della partita può ledere l'immagine della società per cui lavori e quindi stai facendo una cosa sbagliata. Sai cos'è? Che la gente mediamente pensa che loro non facciano un lavoro. Cioè, fondamentalmente, no, è come i calciatori, la gente, no? Regala soldi, alla fine fai così un gioco, fondamentalmente. E quindi dici, vabbè, ma non è un lavoro come gli altri. Perché poi così è. Però in realtà, se ci pensi, sì, no, vanno un giorno, un giorno di pausa a settimana. Non sono mai andato a casa. No, ma infatti dici loro, cioè, quello che vivono loro poi è un giorno a settimana di libertà e basta. Ma no, poi sono sempre lì spaccati sul campo. 10 mesi che non torna a casa uno che è di Napoli piuttosto che del Friuli, piuttosto che pugliese o quello che è. Cioè, alla fine quello devi calcolarlo. E poi sfatiamo l'analisi il mito della persona, oltre che del giocatore. Sfatiamo il mito della gente che dice non vanno mica in miniera. Sì, ok, per carità, non andranno in miniera, però cioè, come devi rispettare chi va in miniera, esatto, a rompersi la stessa schiena, devi rispettare uno che nella vita fa l'atleta sportivo. Ma è la stessa cosa di uno che fa l'avvocato o il notaio e esatto, si va a spaccare lo stesso sabato sera, esatto, è la stessa cosa. Allora cosa dici? Ah no, perché questo poi il l'atto notarile me lo scrive storto perché ha bevuto 2 sere fa. Ma lo sport è visto, cioè, come se fosse tipo una passione. Cioè, come se tu non facessi un cazzo la mattina e la sera, vai, sì, a giocare. È anche la mia passione, però è il mio lavoro. Diciamo che sei stato fortunato perché hai fatto della passione un lavoro, però è pur sempre un lavoro. Però c'è anche chi sogna di fare l'avvocato. Infatti, infatti il discorso è proprio quello. A questo punto, Sasà, noi possiamo solo dirti di invitare la gente, visto che tu sei stato uno dei capostrato, un altro forse di Fiorentino. C'è anche il buon Angelo Gigli, che prima o poi ti avremo. Angelone che ha giocato a Fiorentino quest'anno, quindi Fiorentino collegamento. Sì, sì. E anche lui è stato il primo, lui è stato il capostipite degli, sì, degli autoinvitati. Non siamo ancora riusciti addirittura si autoinvitò a una diretta a Barcellona. Ragazzi, invito tutti a seguire questo programma, a cliccare like sulla pagina, a pubblicare, a condividere. Quando vi inviteranno, oppure autoinvitatevi. Io non mi sono autoinvitato, però ho messo like alla pagina e ti hanno invitato. E mi hanno invitato, di quindi diritto. No, siamo stati bene, la birra c'è, quindi ci siamo divertiti, fatelo anche voi. Favola, brindisi, il fine puntata, grazie Sasà. Grazie a voi. Alla prossima.